amici sportivi, amici trasporto, ben ritrovati. Siamo a Santa Maria Nuova, giovedì 13 febbraio, per questa 16ª giornata del girone L8. Di fronte la Vigo Cavenarano, in tenuta nero-rosa, e il GLS Sporting Ancona, in tenuta avio-gialla. 13 punti per la Vigor, reduce dal 7-0 con l'Angon Cappuccini, capolista di questo girone, e mentre 20 punti per il GLS Sporting Ancona, anch'essa reduce da una sconfitta con il PSG per 6-2. Nei minuti iniziali spinge forse di più la Vigor Cavenarano, che coglie l'incrocio dei pali con Maggetti, ancora il numero 2 che ci prova, questa volta il tocco è delicato. All'undicesimo c'è il gol da parte dello Sporting GLS con Edoardo Pianelli, la stoccata di destro dell'ex Real Cicotelli regala il momentaneo vantaggio per la squadra di Ancona. Ancora il Vigor che ci prova a recuperare questo match, sradicando palloni sul tre quarti e provando a giocare sull'esterno. Lo Sporting aspetta la manovra avversaria, cercando di coprirsi bene, soprattutto nella zona centrale. La Vigor non trova lo specchio nella fase conclusiva, rischiando qualcosina nell'impostazione del gioco. Qui Pollunara davvero bravissimo su Tianelli, il contropiede della Vigor che non trova ancora il bandolo della matassa nella fase conclusiva, offrendo ancora il fianco al gioco dello Sporting, che si riaffaccia sulla tre quarti avversaria. Ne vede fuori un fine primo tempo frammentato e decisamente meno dinamico della partita fino a lì disputata. Al 22esimo è ancora Maggetti che si guadagna un calcio di punizione sulla sinistra, è proprio il numero 2 che va alla conclusione, nulla di fatto. Poi ci prova a volo Lorenzo Libardi, in una posizione che insomma la sua preferita, quella di laterale, mentre gran parte di questo match il numero 3 l'ha disputata da centrale. Secondo tempo 1-0 per il GLS Sporting Ancona con gol all'undicesimo di Pianelli, quindi la Vigor che cerca di recuperare ancora una volta offrendo il fianco al contropiede degli avio gialli, che come una fo scaldano subito le mani a Pollunara. Il disimpegno dei camenaresi è davvero approssimativo, i nero-rosa lasciano spazio alla manovra dello Sporting che cerca la sua seconda rete che arriva con il tocco sfortunato di Marinelli su tiro di Munafò. 2-0 quindi all'ottavo minuto. La Vigor quindi alza il suo baricentro cercando di riaprire la partita, ma ancora una volta molti errori nella fase di impostazione che permettono proprio il contropiede del GLS Sporting, che ancora una volta un gran bellissimo pallone servito sulla corsa a Ferraioli da parte di Pianelli per il 3-0 all'undicesimo. Spinge la Vigor, lo fa per vie centrali con il colpo di tacco di Battistoni, ma il numero 10 viene chiuso, si ripropone ancora più tardi con tiro dalla distanza, fa su il pallone senza problemi Bolognini. Dall'altra parte il collega Pollunara mette la mano sul tiro dalla distanza, non trova la porta la Vigor, che è sotto di tre lunghezze. Ancora il contropiede guidato da Cresta, che prova e trova il palo a fermare il suo destro, poi la conclusione sbagliata di Belli. Viene graziata la Vigor che prova a colpire in contropiede con Libardi dalla destra, nulla di fatto, ancora ci prova Cresta, e ancora il numero 6 che intercetta un pallone a centrocampo, lo scarica sulla destra per Orlandini che cercava di servire Belli, fa su il pallone Pollunara, si combatte a centrocampo, bravo, pulenta per Maggetti, la chiusura straordinaria di Pianelli. Al 22esimo azione fotocopia, Maggetti questa volta non inquadra la porta, contropiede del GLS che porta Mario Belli al 4-0, subito il gol di Libardi per il 4-1 definitivo. A
all'andata nella prima di campionato vinse la Vigor per 1-0, il ritorno invece se lo aggiudica il GLS Sporting per 4-1.